È fatta. Johnson è morto? No. Si è ritirato dopo la perdita del tè. Solo per cambiare il suo piano, è ovvio. Avresti dovuto ucciderlo. Non serviva. Solo il tempo ci dirà se hai ragione. Radonna Gaeton! Radonna Gaeton! Ganondorf, perché sei qui? È successo qualcosa? William Johnson è tornato con l'intera somma per comprare la terra. Sta parlando ora con gli anziani. Li ho implorati di opporsi, ma temo che otterrà quello che vuole, se non interverrà. Ma com'è possibile? Il suo tè è distrutto. I Templari non sono mai a corto di risorse. Avresti dovuto darmi ascolto. Ti prego, devi fermarlo. Ma certo. Sai dove si incontrano? Na gan yadar adit ganus de ne Johnson si unja dar o rocks tha. Kwa hi gan si wat ne ganun haradun hagedun. Ta kwa der harad kwa kanto.
dobbiamo agire insieme. Pace, pace! Non vi ho sempre difeso finora. Non ho sempre cercato di proteggervi da tutto. Se tu vuoi proteggerci, dacci le armi, fucili e cavalli per poterci difendere da soli. La guerra non è la risposta. Noi ricordiamo Stenwix. Sappiamo che avete spostato i confini. Anche ora i tuoi uomini scavano la terra senza riguardo per chi la popola. Usi parole suadenti, ma false! Non siamo qui per negoziare, né per vendere. Siamo qui per dirvi che dovete andarvene. E va bene. Vi offro un ramo d'ulivo e voi lo gettate a terra. Forse con voi servono le armi. Ci stai minacciando? Sì. Fine ai vostri piani. Volevate avere queste terre per i Templari. Già, per potervi proteggere. Pensi che il buon re Giorgio non dorma la notte sperando che nessuno maltratti i suoi sudditi indiani? O che alla gente in città importi qualcosa di loro? Certo, i coloni sono felici di commerciare. Se hanno bisogno di cibo e alloggio, o risorse in più per le loro truppe. Ma quando le città gli staranno strette, quando vorranno nuove piantagioni, quando non avranno più nemici, vedrai come vi tratteranno allora. I coloni non hanno problemi con gli irochesi. Non ancora, ma accadrà. Così va il mondo. Col tempo arriveranno. Io potevo fermarli. Potevo salvarvi tutti. Tu parli di salvezza, ma li stavi uccidendo. Già, perché non mi ascoltavano. E tu, credo, farai lo stesso. Ayawas ne yate hagum sere, andahyayu ne skanas e zagum haje. Ti aprirò in due.